oggi possiamo dire che non solo che il Santa Croce rimarrà aperto, ma rimarrà aperto con tutta una serie di servizi, che sono i servizi che interessano il cittadino ogni giorno. Quindi questo credo che sia un grande risultato a cui si sommano anche altre opportunità che sono state decretate nel protocollo che è stato firmato dal sindaco e dal presidente della regione. L'altra cosa che vorrei dire è che Fano avrà due ospedali, perché si realizzerà anche una clinica privata convenzionata. Oggi abbiamo migliaia di persone che si trasferiscono dalla nostra provincia fuori regione, in Romagna o nel nord Italia, ecco, in particolare a Cotignola. Ecco, noi vorremmo recuperare la mobilità passiva realizzando una struttura modello Cotignola a Fano, nella zona di Chiaruccia. Questo è l'accordo, che parte con 50 posti letto, quindi credo che sia una grande opportunità, perché questa clinica privata sarà una clinica privata convenzionata. Quindi, per concludere, il Santa Croce rimane aperto, una clinica privata convenzionata, 20 milioni per la viabilità e 80 posti di RSA. Credo che sia un ottimo risultato, sapendo che avremo un nuovo ospedale, che è un ospedale di secondo livello che altrimenti non avremmo avuto.